Grazie. Ok, per fortuna ho Mi accettato invece. permetto un attimo di condividere il video. Presento Lucia rapidamente, che ha una laurea in conservazione dei beni culturali, un dottorato di ricerca in scienze bibliografiche, ha lavorato presso biblioteche private e pubbliche, adesso è ricercatrice presso l'Università di Bologna, campus di Ravenna. La conosciamo come autrice di diversi saggi di riferimento per noi per il lavoro di Authority Control in biblioteca, soprattutto scritti con Mauro Guerrini e Carlo Bianchini. Qui si vedono quelli della mia biblioteca. E oggi condivide con noi l'esperienza del lavoro di riconciliazione che si può fare tramite lo strumento open source che si chiama OpenRefine. E saranno, diciamo, come già accennava prima, lei stessa, l'approccio base. Per poi col tempo vediamo quali altri appuntamenti possiamo fare oltre a quello prossimo previsto già con Andrea Martichitelli, sempre sullo stesso argomento. Grazie allora Lucia, Grazie a alla voi. fine. Allora, interrompo la tua condivisione e Certo. apro la mia condivisione, quindi vi condivido lo schermo di OpenRefine che ho già lanciato. Una doverosa premessa, nel senso che di riconciliazione oggi tenderei a non parlarne per lasciare questo aspetto invece scusate, ad Andrea, la prossima settimana. Oggi voleva essere proprio una introduzione base, molto molto elementare per iniziare ad approcciarsi con lo strumento OpenRefine. Alcuni di voi già lo usano da anni, lo usano molto bene per fare tante cose. Quella di oggi voleva essere proprio una introduzione molto elementare, in modo tale da consentire a tutti i partecipanti di avere quelle nozioni base o comunque di rompere un pochino il ghiaccio con lo strumento per poi poter proseguire anche da soli a, tra virgolette, giocare con OpenRefine, perché è uno strumento veramente molto versatile e molto interessante per poter fare tantissime cose con i dati. Di base, a cosa serve OpenRefine? Quindi, serve per esplorare, per pulire e per... Non apro la chat, altrimenti mi distraggo. Quindi esplorare, pulire e poi vedremo collegare i dati e l'interfaccia, come dire, con Wikidata sta diventando sempre più stretta e quindi anche poi consente di pubblicare i dati online. Di base, cosa ci consente di fare? Ci consente di normalizzare i dati, che è una cosa molto importante perché credo che chiunque di noi si sia trovato ad avere a che fare con dei dati si è reso conto che molto spesso sono dati sporchi, li potremmo definire famosi raw data, dati grezzi, e anche con la più grande buona volontà può capitare di avere incongruenza nei dati stessi. Più persone hanno lavorato allo stesso progetto, la stessa persona ha lavorato al progetto in tempi differenti, tutte queste cose possono portare inevitabilmente ad avere dei dati non puliti. Riorganizzare i dati, creare faccette, raggruppamenti, esportare i dati e poi fare quelle attività che appunto si chiamano attività di riconciliazione. Un'altra cosa che vedremo importante e molto interessante di OpenRefine è che consente di tenere traccia delle azioni fatte, ovvero consente la reversibilità di quello che si fa, che non è una cosa da poco. Detta così in parole molto povere e come se stessimo chiacchierando fra amici, se fai un disastro puoi tornare indietro allo stato precedente al disastro, cosa che va detto in molti casi è decisamente utile. Allargo al momento il mio schermo in modo tale che dovreste ancora vederlo, vero? Sì. Io ho lanciato dall'icona col diamante prima OpenRefine, qua sotto, nella barra degli strumenti, mi si apre questa finestra. La prima cosa che possiamo fare è creare un progetto, quindi ottenere i dati dal computer, da un indirizzo internet, da un database, da Google Data, da altre fonti, ma per oggi restiamo su avere i dati, cioè prendere i dati dal computer. Possiamo aprire dei progetti. In questo caso vedete che nei giorni scorsi ne ho caricati tre,
non ho, come dire, tenuto la quantità industriale di dati di progetti precedenti per evitare di creare confusione, si possono importare i progetti e ovviamente si può selezionare la lingua. Io al momento ho deciso di lasciare la lingua inglese. Il file che utilizzeremo principalmente oggi sarà questo, di cui brutalmente non ho nemmeno cambiato il nome più. L'ho lasciato abbastanza com'era. Vedremo un pochino altri due file per vedere alcune situazioni particolari. Invece, se ci fosse la situazione crea un progetto, in questo caso vado ad aprire questa cartella OpenRefine, scelgo Congressi AIB e apro. Molto semplicemente vado a scegliere. Vedete, che i vari formati. OpenRefine consente l'importazione da diversi formati di file. Prima cosa, il nome del progetto, quindi possiamo cambiarlo. Chiamo anche solo semplicemente Congressi AIB, se riuscissimo a scrivere. Altra cosa, ci consente di mettere dei tag. Nel momento in cui dovessimo avere molti progetti, è opportuno andare a creare dei tag, delle etichette che ci consentano poi di individuare i nostri progetti. Quindi qua mettiamo congressi, mettiamo AIB e mettiamo da pulire. Così ci ricordiamo questo. L'altra cosa che vediamo sotto è che questo file di lavoro aveva diversi fogli. In questo caso scelgo solo il primo foglio di lavoro da andare a caricare in modo tale da non creare confusione, perché appunto non è detto che tutti gli altri fogli mi interessino. Magari nella fase iniziale mi ero dimenticata di cancellare tutte le parti del file che non mi interessavano e di conseguenza mi sto trovando appunto con diversi file che potrei ovviamente importare. La cosa importante è ricordarsi sempre di nominare le colonne, in modo tale poi da essere aiutati nel momento in cui si va a creare il progetto. Clicco su Crea progetto e in pochissimo tempo visualizza appunto i miei dati. Possiamo scegliere se vedere 5, 10, 25, 50 righe. Ovviamente nel momento in cui noi andremo a lavorare sui dati, lavorerà su tutti i dati, non solo ovviamente su quelli visualizzati. Cerco di ingrandire un pochino in modo tale da facilitare la visione a chi è connesso. Ovviamente se ci sono delle domande o se volete dire qualcosa, tranquillamente interrompetemi senza problemi. In questo caso ho creato il mio progetto, posso tornare dove ero e ad esempio vedete che questo ha dei tag mentre questi non li hanno. Non li avevo minimamente creati. Questo è il file che vi è stato dato oggi, che è stato inviato oggi ed è uno dei file su cui andrete poi a lavorare anche con Andrea Marchitelli nelle prossime settimane. Prima cosa da dire, fondamentale, è che bisogna ricordarsi all'inizio di appunto nominare le colonne, ricordarsi e controllare che dopo la creazione sia andato effettivamente tutto bene, perché può succedere che qualcosa non funzioni, e l'altra, diciamo così, dritta, è di non usare le virgolette nelle celle, perché OpenRefine le usa come separatori, quindi nel momento in cui voi andate a creare dei file di dati, non usate le virgolette. Questo può poi andare a creare dei problemi. Una volta dire, fatta questa operazione iniziale, si può iniziare appunto a lavorare sui dati andando a vedere tutte le opportunità che offre OpenRefine. In questo caso, prima cosa da dire, vedete che i dati possono essere mostrati come righe o come record. La differenza è che OpenRefine riconosce quando ci sono delle righe che sono relative allo stesso record e di conseguenza le organizza in questo modo. Quindi ci dice che
vi faccio vedere un altro progetto che è questo. Questo è uno scarico dall'anagrafe dell'ICCU delle biblioteche. Lo scarico in JSON dei dati delle biblioteche dell'anagrafe delle biblioteche italiane dell'ICCU. Vedete che le righe sono 51.000 e i record invece sono 12.500. Vedete chiaramente che più righe, si riferiscono alla stessa biblioteca. In questo caso, appunto, questo fa sì che ci sia una differenza tra righe e tra record. Qua vedete che ci sono già stati dei lavori fatti. Come vedete, questa è la colonna che ci consente di andare a tornare indietro nel progetto, per esempio, allo stato iniziale. Undo, redo. Io su questo file ho già fatto 37 operazioni. E posso tornare indietro a uno qualsiasi degli stati precedenti delle operazioni che ho fatto. Torniamo al progetto. Non è questo, scusate, volevo tornare al progetto. La presenza dei tag mi aveva ovviamente attirato e quindi ero andata subito a vedere quello. Cosa possiamo fare con OpenRefine? Possiamo fare innanzitutto dei cambiamenti nelle visualizzazioni che possono essere permanenti, invece possiamo fare dei cambiamenti che invece non sono permanenti, ci aiutano solo a lavorare meglio con i dati. Altra cosa fondamentale che non ho detto è che OpenRefine lavora colonne, si lavora sulle colonne. Questa è, se clicchiamo, vedete che ogni colonna consente di fare questo. In questo caso invece lo faccio su tutte le colonne. Ci consente di fare delle cosiddette faccette, ci consente di filtrare il testo, ci consente di editare le celle, ci consente di editare le colonne, ci consente di, diciamo così, transpose, di, come dire, spostare, modificare le celle. Ci consente di ordinare le celle, ci consente di cambiare la visualizzazione delle celle e poi ci consente di fare la cosiddetta riconciliazione. Su questa parte, su alcune come dire, modalità avanzate di uso di OpenRefine, ovviamente oggi non ne parleremo, primo perché voleva essere proprio un'introduzione generale per chi non lo aveva mai visto, non l'aveva mai utilizzato. E poi perché intanto andiamo a spiegare le funzioni base. Ad esempio, prendiamo le faccette. Le faccette ci consentono di andare a vedere, ne abbiamo, ovviamente sono tutti diversi, quindi andiamo a cercare qualcosa. Anche qua sono tutti abbastanza diversi. La faccetta sostanzialmente ci consente di raggruppare per i valori presenti nelle varie celle della colonna, se si organizzare i dati in questo modo. In questo caso abbiamo ovviamente solo due possibilità. La possibilità è che la risposta sia sì o che il valore sia bianco. Possiamo anche cliccando sopra avere la possibilità di copiare e incollare questi valori, può essere molto utile in alcuni casi, e in questo caso sono ordinati per nome o per numero, in questo caso ovviamente corrispondono. Se io clicco su Yes, a quel punto io ho selezionato solo questa parte di record, la parte di righe che ha il valore sì all'interno di questa colonna. Vi faccio vedere usando un altro file perché può essere più. Vi faccio vedere qua una faccetta testuale.
In questo caso sto cercando di vedere la tipologia funzionale delle biblioteche. In questo caso l'utilità della faccetta è immediatamente più percepibile. Abbiamo 9 scelte, quindi possiamo avere per nome o per numero. Ovviamente possiamo allargare. All'interno di questo macro set noi abbiamo ad esempio 6.097 biblioteche pubbliche, 2.777 specializzate, eccetera, eccetera. Non mi è chiaro che cos'è secondo l'IQ l'importante non specializzata, ma non andiamo a discutere su questo. In questo caso posso andare a fare una selezione solo di tutte le biblioteche pubbliche. Posso andare a vedere quali sono le nazionali, ne abbiamo solo due, in questo caso che ci sono definite in quanto tali, quindi la nazionale di Roma e la nazionale di Firenze. Per 12.496 biblioteche non c'è questa possibilità. Lo dico subito, nel momento in cui noi andiamo a fare le faccette di questo tipo, possiamo anche andare a esportare i risultati di questa operazione in questi diversi, abbiamo queste diverse possibilità. Quindi se all'interno di un dataset così ampio volessimo andare a scaricare solo dei sottoset perché ci interessano, con OpenRefine possiamo fare questa operazione. Torno un attimo a un altro progetto. Questo progetto è molto sporco. In questo caso faccio di nuovo una faccetta testuale. Abbiamo 692 scelte. Vedete che sono tantissime. In questo caso sono i partecipanti ai congressi AIBA, tutti i congressi AIBA, un lavoro che era stato fatto sui partecipanti ai congressi AIBA. Vediamo subito, in questo caso se volessimo fare delle analisi velocissime dei dati, vediamo subito ad esempio che ai congressi AIBA hanno partecipato soprattutto persone afferenti all'IQ, all'Istituto Centrale per il Catalogo Unico. Questo file mi consente di farvi vedere un'altra funzione importantissima di OpenRefine, che è quella di clustering. OpenRefine, praticamente, grazie a diversi algoritmi, su questo poi se volete approfondire, credo che Stefano sarà molto più in grado di me di spiegarvi come funzionano questi cluster, è in grado di andare a riconoscere quando ci sono delle stringhe di caratteri simili. E quando, secondo appunto OpenRefine, queste stringhe di caratteri simili appartengono alla stessa, sono sostanzialmente la stessa cosa. Questo è il tipico esempio di un file di dati sporco fatto da una stessa persona nel corso del tempo. Quindi in tempi diversi, magari lavorando in momenti diversi e magari anche con una sensibilità non altissima rispetto all'uniformità. In questo caso OpenRefine mi riconosce che ci sono una serie di righe che presentano queste diverse diciture, ma che probabilmente sono la stessa biblioteca. Mi chiede se le voglio fondere e mi chiede anche qual è il nuovo valore che voglio dare a questa cella. Io posso decidere che voglio dare il nuovo valore con le maiuscole. Ok. A questo punto faccio merge selected and recluster e mi rifà il clustering. Vedete che qua mi fa vedere tutte le situazioni in cui secondo lui tutte queste diverse entità in effetti sono la stessa. In situazioni di questo genere è veramente molto molto interessante come funzione perché consente di pulire massivamente delle grandi quantità di dati senza preoccuparsi. I metodi che come vedete prevede sono diversi e in base al metodo che si utilizza, all'algoritmo che viene utilizzato per fare questo lavoro, ovviamente i risultati possono essere diversi. In questo caso vedete che la precisione cala perché questo tipo di algoritmo non funziona come il primo. Ovvio, direte voi.
Posso quindi proseguire dicendo di pondere o di non pondere e vado a verificare che ovviamente il valore che mi viene proposto come nuovo valore della cella sia effettivamente quello che mi va bene. E dopodiché chiudo e a quel punto posso andare a rifare il cluster. Anche in questo caso facciamo delle faccette di tipo testuale, vedete che ci sono. Molto probabilmente facendo un clustering qualcosa salta fuori, anche in questo caso posso tranquillamente dire che mi va bene, faccio il recluster, non ci sono problemi e chiudo. In questo modo vado a pulire delle grandissime quantità di dati in tempi relativamente brevi. Già che ci sono, al limite resto su questa. In questo caso, siccome sono delle stringhe di caratteri, utilizziamo la faccetta testuale, ma possiamo fare anche delle faccette di tipo numerico, delle faccette di, diciamo così, linee del tempo, principalmente un altro tipo di faccetta. Possiamo anche andare a crearci delle faccette personalizzate. Di base, quelle che si usano di più, quelle che vengono più usate, sono ovviamente le prime tre. Dipende sempre dal tipo di dati che si vogliono utilizzare, ovviamente dal tipo di dati che si utilizzano, però in linea di massima questi sono quelli più usati. Un'altra cosa che è un'altra funzione molto utile tra le varie di OpenRefine è quella appunto che consente di editare le celle e ci consente di trasformare le celle OpenRefine in questo caso. Ci presenta già una serie di trasformazioni tra le più comuni che possono essere utili per andare a pulire i dati. Nei primi due casi va a eliminarmi sostanzialmente gli spazi bianchi in eccesso presenti nel file e l'ha fatto per esempio in 45. Vediamo in questo, l'ha fatto in due. Quindi vuol dire che effettivamente all'interno di queste celle c'erano degli spazi bianchi che non avrebbero dovuto esserci. In questo caso la cosa che mi consente di fare è di andare a modificare il valore delle celle e ad esempio di metterle in title case in maiuscolo e minuscolo. Lo possiamo vedere su questa che è in maiuscolo. Quindi in questo caso mi ha maiuscolizzato solo la prima lettera di ogni parola. Altrimenti possiamo ritornare alla situazione precedente, in questo caso perché erano tutte in maiuscolo, e altrimenti le possiamo mettere tutte in minuscolo tranquillamente. Siccome in questo caso, ad esempio, a me averle tutte in maiuscolo non mi era utile, in questo caso posso comodamente andare a lavorare in questo modo, quindi andare ad esempio a metterlo in minuscolo oppure appunto fare in modo che solo la prima lettera di ogni parola sia in maiuscolo. Dopodiché oltre a queste operazioni che si possono fare, possiamo, per quanto riguarda le celle, ad esempio, dividere o unire le celle che hanno più valori. Ritornerei al file, ad esempio, possiamo usare il file nome sperando che sia stato fatto bene. In questo caso ho diverse possibilità per andare a dividere le celle che hanno un multivalore, quindi che hanno diverse stringhe di caratteri che non vogliamo andare a dividere. Possiamo usare un separatore, in questo caso mi prevede la virgola perché l'ha individuata all'interno delle stringhe di caratteri, oppure posso andare anche a dividere la mia cella per lunghezza di caratteri, quindi ad esempio per 5, 7, come dice sotto, 15 caratteri. Ovviamente in questi casi sono molto più utili quando
si lavora su stringhe di caratteri che dovrebbero essere di una lunghezza predefinita, quali possono essere ad esempio gli SDN o cose di questo genere. Io vado a fare questo, mi ha diviso, mi ha appunto diviso, mi ha, vedete, me l'ha diviso in più celle. Un'altra cosa che posso fare, adesso torno indietro, in questo caso posso andare anche a dividere le colonne e dividerlo in diverse colonne. In questo caso succede una cosa diversa. Mi ha diviso due valori, mi ha creato una nuova colonna, evidentemente mi ha creato tre nuove colonne. Vado subito a vedere. No, blanco, ok, perfetto. Non... Posso anche eliminare questa colonna. E vedete che in questo caso ho la divisione fra cognome e nome. Siccome era stata usata la virgola, quindi non c'erano problemi di lunghezza dei caratteri o altro, ho perfettamente diviso cognomi e nomi. In questo caso, ovviamente, posso anche rinominare le colonne. In questo caso, questa la chiamo cognome. E questa la chiamo nome. Okay. Anche in questo caso, anche per le altre colonne, ovviamente posso andare a fare operazioni di questo genere. Bisogna sempre stare abbastanza attenti, ovviamente, nel momento in cui si vanno a fare queste operazioni, perché se non si hanno dei separatori posizionati correttamente, o se si hanno più separatori, ci possono essere dei problemi nell'operazione che viene fatta. Andando a lavorare invece su questo, vedete ad esempio che in questo caso abbiamo le parole chiave che sono tutte all'interno di una sola colonna e magari a me appunto interesserebbe dividerle. In questo caso vedete che si è aggiunta una possibilità, ovvero mi dice in quante colonne posso o voglio andare a dividere questa colonna. Se la lascio appunto vuota, me la divide nel numero di colonne in base al numero delle virgole presenti. E in questo caso vedete che al massimo ci sono sette. Solo uno arriva fino a sette parole chiave. In questo modo sono riuscita appunto a separare tutte le mie parole chiave che erano invece unite in un'unica colonna. Un'altra, come dire, operazione che posso fare, ad esempio, è quella di, stavo cercando delle colonne con dei valori abbastanza buoni, e ad esempio aggiungere la colonna basata su questa colonna. In questo caso si tratta di operazioni un pochino più avanzate. Non le andremo a vedere oggi direttamente, magari ve le farà vedere Andrea, però possiamo anche andare a fare operazioni di questo genere, quindi operazioni più avanzate utilizzando le espressioni regolari, utilizzando il General Refine Expression Language, che è, diciamo così, il linguaggio di base che usa OpenRefine per questo tipo di operazioni. Ok, cancello. Un'altra operazione che posso fare, altre operazioni che posso fare sulle colonne riguardano lo spostamento delle colonne. Quindi posso muovere e spostare le colonne all'inizio, posso spostarle alla fine, posso spostarle a destra o a sinistra in base alle mie esigenze. Qui stiamo parlando sempre di operazioni molto, molto semplici. Posso anche andare a unire le colonne. E in questo caso mi dice, fa vedere quali sono le colonne che posso andare a unire. In questo caso, ad esempio, posso andare a unire le colonne 1, keyword 1 e keyword 2, che ovviamente ho appena diviso, quindi
non sarebbe una grande scelta da fare, però mi consente anche di farlo. Quindi posso veramente andare a fare un sacco di operazioni su questi dati che sono particolarmente, come dire, utili. In questo caso noi stiamo lavorando e stiamo guardando dei dati molto puliti. Se torniamo un pochino alla nostra, al nostro progetto precedente, che è quello dei congressi AIBA, ad esempio, dove abbiamo dei dati decisamente sporchi, ovviamente tutte queste operazioni ci risultano molto molto più interessanti. Di nuovo posso decidere quanti record visualizzare, anche in questo caso posso, ad esempio, per esempio nel caso di questo, posso andare a separare l'apparenza, quindi in teoria la tipologia, in questo caso di ente a cui appartiene la persona, e arrivare invece a e dividerla appunto dalla città. In questo caso potrei andare a vedere, ad esempio, quanti relatori dei congressi AIB provengono da Roma. Ovviamente posso poi andare a riunire le colonne, posso andare a fare tutta una serie di altre operazioni. La cosa interessante da vedere su questo file, appunto, è che in questo modo io mi accorgo subito se c'è qualcosa che non quadra. Per esempio, in questo caso mi accorgo subito che mi accorgo che c'è qualcosa che non quadra. In questo caso, ad esempio, non ha specificato, non è stata specificata, ad esempio, la sede, e quindi all'interno della seconda parte di questa stringa testuale mi trovo qualcosa che lì non dovrebbe esserci. E lo vedo con molta, molta, molta facilità, quindi vuol dire che i dati in origine erano stati oggettivamente trattati davvero molto male. Le altre, come dire, operazioni base che mi consente di fare, le altre azioni base che mi consente di fare Open Refine, ad esempio, riguardano torniamo qua, su tipologia, facciamo una faccetta sensata. Ad esempio, io posso andare a aggiungere o delle stelle o delle bandiere a dei sottoset di dati. In questo caso, ho fatto prima appunto la faccetta per testo testuale, ho selezionato le 323 tipologie statale rispetto all'afferenza, e sono andata a evidenziarle con le stelle. Dopodiché potrei selezionare queste di ente locale e utilizzare la bandiera per andare a flaggare solo queste 245 righe. In questo modo io posso avere dei sottoset che vado a richiamare molto più velocemente, sui quali andare a lavorare o a fare tutta una serie di altre operazioni. Se ci sono domande fin qua, ovviamente ditemi pure. Intanto prendo un attimo fiato. Volendo anche in chat, Sì, ovviamente. tranquillamente come volete. Intanto torno indietro alla situazione precedente. Questa è un'altra delle cose che mi consente di fare. Ad esempio, adesso sono tornata alla situazione originale. Questo è, vuol dire, il file così com'era in origine. Altre cose che posso fare, ad esempio, è cambiare la visualizzazione o tra virgolette, collassare le colonne. Quindi, se ho tante colonne e voglio lavorare solo su alcune colonne, posso, ad esempio, far collassare tutte quelle a destra rispetto alla mia colonna di partenza, e poi posso ovviamente tornare a rivederle.
ovviamente lo stesso vale se partire da qui, l'ho fatto adesso, qui le faccio a sinistra in modo tale da avere una riduzione della quantità di dati sui quali andare a lavorare, avere una maggiore facilità di visualizzazione. Ovviamente spero che questa dimensione del testo sia abbastanza visibile per tutti. Un'altra cosa che posso fare è quella di andare a ordinare alfabeticamente, ad esempio, il testo delle mie colonne. In questo caso ho fatto un ordinamento alfabetico delle colonne, può essermi utile per qualche funzione. Vedete che posso togliere questo ordinamento, ma posso anche riordinare permanentemente le righe, ovvero questa operazione che ho fatto riguarda esclusivamente la visualizzazione. Se invece posso ritenere che sia interessante per il mio lavoro su questi dati andare a riordinare permanentemente queste righe, allora lo posso fare. Un'altra cosa che posso fare è andare a fare un altro ordinamento. Quindi posso andare a ordinare per tipologia, come sono solo su ente locale, ovviamente stavo lavorando nella faccetta, mi ero dimenticato, ovviamente non succede niente. Rifaccio la... vedete, mi è rimasto il sort, il nuovo sort. Facciamolo per finalità. Vedete che adesso parte dall'Abruzzo. Dopodiché posso fare un secondo ordinamento, un ordinamento di secondo livello. Se flaggo, se vado a evidenziare, come dire, ordina solo per questa colonna, non mi mantiene l'ordinamento di quella precedente. Invece se faccio così, vedete che l'ordinamento è prima per regione, perché era quello che avevo fatto prima, e poi all'interno della regione c'è l'ordinamento per tipologia. E in questo caso posso poi, appunto, andare a o riordinare permanentemente le mie righe o togliere o invertire. Ok, in questo caso però ricordiamoci che ho fatto solo un lavoro di visualizzazione, non ho fatto un lavoro permanente. Ok? Questo per darvi idea. In questo caso lo posso andare a togliere, vedete che mi ritorna l'ordine iniziale che avevo del file rispetto al file di origine. Quali altre azioni, come dire, di base si possono fare? Diciamo che sostanzialmente sono in linea di massima, sono queste le operazioni di base che posso fare con OpenRefine. Dopodiché... Scusami. Vai. Volevo, sono Alessandra, volevo farti una domanda. In media... Aspetta che caso... mi riapro la... No, non vi vedevo, mi ero chiusa la colonnina perché altrimenti mi distraevo. Quindi... Vai. Sì, sì, no, tanto volevo chiederti, sì. Secondo te la quantità dei dati su cui lavorare, qual è la situazione ottimale secondo te? Allora... meglio centinaia, meglio, cioè come quando si ha una grande quantità di dati, secondo te è meglio spacchettarli in piccole dosi, diciamo così? Guarda, o credi... ti prendo questo per farti un esempio, che è quello delle biblioteche dell'anagrafe dell'ICU. Sì. Siamo 12.500, record 51.000 righe. Sì. Secondo me lavorare su queste quantità diventa, non dico che diventa ingestibile, però diventa un po' un casino, detta fuori dai denti. Sì. Secondo me, ma questo è un po', come dire, anche un'abitudine, una questione personale, secondo me andare a creare dei sottoinsiemi più logici rispetto alla massa informe iniziale, se è possibile, perché poi ci possono essere anche delle situazioni in cui non è possibile, ad esempio vogliamo analizzare i dati dei prestiti annuali della biblioteca, in quel caso sì, al limite spacchettiamo per mese, però se vogliamo avere dei dati complessivi dobbiamo comunque mantenere l'insieme.
Se abbiamo delle situazioni di questo genere, io spacchetterei, andrei a cercare di capire qual è, vuol dire, lo spacchettamento che mi dà più senso. Per esempio, qua Chiaro. abbiamo 9 scelte, ok. 9 inizia a diventare una quantità sensata su cui lavorare perché, ok, al massimo abbiamo 6.000 delle pubbliche. Sì. Lavorare su 6.000 inizia ad avere un pochino un senso. La cosa inquietante al limite di questa... di questo file specifico è che di 38.000 non abbiamo questa informazione, quindi ci perdiamo, cioè non sappiamo che cosa siano. Se invece andiamo a lavorare su quantità di dati come questo del congresso AIB, dove stiamo lavorando su 1.200 record, francamente lavori su tutti, secondo me. Sì. Con un problema... secondo me abbastanza rilevante, che è quello della pulizia dei dati iniziali, ovvero si arriva anche a un certo punto di sporcizia dei dati rispetto alla quale anche OpenRefine pulisce i dati ma non fa i miracoli. Cioè, in Chiaro. questo caso c'erano, anche solo vedendo le 3-4 cose che abbiamo guardato assieme, c'erano oggettivamente dei grossi problemi. Quando ho iniziato a spacchettare apparenza, perché vedendo le prime 50 mi pareva che ci fosse il pattern, luogo, cioè biblioteca o ente di apparenza e luogo, ok, il pattern è quello, funziona, e poi ti rendi conto che non funziona. E Chiaro, a quel chiaro. punto puoi però molto più ragionevolmente andare a individuare immediatamente... come dire, andare a individuare immediatamente dov'è il problema, vuol dire che qua nei 10, qua è successo il casino su 10, ok. A quel punto ti vai a flaggare quelle 10, le vai a trovare, le vai a risistemare e poi rifai il lavoro dopo. Su 1.200 è fattibile, su 60.000, se non sono Diventa. dati molto puliti. Diciamo che tutti i vantaggi, secondo me, dell'utilità di OpenRefine nella pulizia dei dati li perdi. Chiaro. Secondo me, sì, dipende dalla pulizia dei dati. Se sono abbastanza puliti, veramente lavori su 50-60.000 cose tranquillamente. Questo è pulitissimo. Puoi lavorare. Rara, diciamo, quindi partendo da dati mediamente raw. Io lavorerei su quantità che non arrivano a 10.000, ecco. Poi oggi ci sta andando bene e sta funzionando tutto stupendamente. Se poi inizi a avere grandi quantità di dati, può diventare problematico. Perché in questo caso è fantastico perché sono tutti puliti. Se fai il cluster, trova delle cose, ma non sono sensate perché effettivamente sono solo lì che il problema è che di nuovo hanno messo due valori nella stessa cella, quindi al limite in casi come questi il problema è spacchettare, andare a rimpacchettare se ti possono servire. È la cosa che per esempio avevo notato con le keyword. In questo caso Sì. tu corri il rischio di avere la stessa keyword in 7 colonne diverse perché non è detto che le abbiano messe nell'ordine giusto, però poi vai a lavorare su quantità ragionevoli. 17.000 secondo me sono ancora vagamente ragionevoli. Sì. Vedete che ce ne fai. Però abbiamo 5.594 scelte, che sono tantissime. Quindi vuol dire che dopo la prima parte in cui ne hai tante, hai, come dire, veramente la coda lunga. Sì. Hai queste code lunghissime e soprattutto qua vai subito a sgamare che c'è qualcosa che non quadra, però. Ovviamente noi possiamo fare anche banalmente un edit su una sola cella con OpenRefine, se riuscissi a farlo. Lo posso applicare a questa esclusivamente o a tutte le celle identiche nel caso in cui ci fossero state altre celle uguali. Per esempio, andiamo a cercarne una con due, vedete quanti sono con uno in questo caso, quindi diventa.
questo caso, se metto creative writing, cioè ad esempio aggiungo la S perché sono ancora più creativa io e lo applico a tutte le celle identiche, vedete che mi è sparito creative writing, ma creative writing è apparso su tutte e due quelle che avevo, ho dato un po' di click di una certa irruenza. Quindi. Dovrebbe essere comparso su quelle che avevo selezionato. Questo è quello che mi sento di dire. Io, avendo lavorato tendenzialmente con quantità di dati medie di solito. Poi c'è un altro fatto. Il problema è dopo quando si vanno a fare le operazioni più avanzate. Quindi, ad esempio, si vanno a fare le operazioni di riconciliazione o le operazioni di caricamento in Wikidata. Se si hanno 20.000 dati da riconciliare, c'è il rischio che l'operazione richieda moltissimo tempo. Quindi in queste occasioni, in questi casi precisi, secondo me è meglio andare a lavorare su quantità di dati più ridotte. Posso fare una domanda? Certo. Ciao Lucia, sono Susanna Giaccai. Ciao, Susanna. Ti volevo chiedere, se vengono spacchettati i dati, poi successivamente su tutti i pacchetti bisogna rifare a mano tutte le operazioni o ci sono dei meccanismi che posso lanciare e lo fanno da sé? Allora, dipende se me li spacchetto, tipo li esporto, li scarico, ovviamente Sì. dopo lo devo rifare a mano. Con spacchettamenti possiamo usare per il momento, ad esempio, anche solo le stelle e le, come si chiama? Le frecce, le frecce, oddio santo. Forse ora che Bandiere. vada un attimo, esattamente, erano bandiere, quindi qua c'è un grave problema visivo da parte mia, un grave problema di riconoscimento delle icone o le bandiere. Ovvero, tu puoi andare a crearti dei sottoset utilizzando questi due strumenti. Una volta che hai lavorato solo su quel sottoset, togli e vai a riprenderti un altro sottoset e lo lavori restando all'interno del progetto intero. Questa può essere una soluzione, secondo me, interessante e praticabile. Cioè te li crei però, come dire, con questo strumento, non andando a scaricare e ricaricare, altrimenti, secondo me, rischi di fare un po' di casino, detto proprio come va detto. Io, su quantità più grandi di 1200, dove più o meno riesci a ragionare e a sistemare, lavorerei così. Cioè lavorerei con stelle e bandiere volta per volta, andando a individuare con le faccette i sottoset su cui lavorare. Per esempio sul file delle biblioteche invece mi serviva individuare le biblioteche che avevano un'email, mi sono fatta la faccetta email e poi ho esportato solo in Excel quel pezzo di database dove c'erano le email delle biblioteche. Sempre partendo dal concetto che ci auguriamo che i dati che importiamo siano appunto ordinati bene, puliti, cosa che non è detto che sempre accada. Ultima Grazie. cosa, figurati già che c'ero, in questo caso io ho fatto l'importazione di quel file di Doj che era un CSV. Attenzione, i CSV non li importa sempre bene, cioè a volte ci sono dei problemi legati appunto all'uso delle virgole e al fatto che non riesce sempre a riconoscere correttamente tutti i campi. In quel caso, molto probabilmente il file era stato fatto molto bene a monte, quindi a valle è stato in grado di riconoscerlo perfettamente. Gli altri file che vi ho fatto vedere, in origine questo era un Excel e in origine quello delle biblioteche era un file JSON, per darvi anche un'idea di come siamo partiti da formati di dati decisamente differenti e siamo arrivati poi volendo ad avere sostanzialmente una visualizzazione dello stesso tipo molto molto utilizzabile. L'altra questione è su alcuni file come vengono fatti bene, per esempio questo ogni tanto nel momento in cui poi vado a fare delle esportazioni ho qualche problema. Cioè non garantisco che me li abbia esportati tutti correttamente perché bisognava vedere com'era in origine. Ovviamente posso fare le faccette anche per stelle,
o per bandiere. Quindi in questo caso io vado a identificare tutte le 45.000 tutti, colonne, credo, e quindi i 10.231 record che avevo faccettato come stella. E a questo punto posso andare poi a lavorare su questi. Quindi vado in questo caso a lavorare solo su questi sottoset. Vado a fare poi anche con le faccette, posso andare a creare dei sottoset di sottoset. Quindi sta un po'. Diciamo che qua sono tutti, al massimo ce ne sono 34. Io in questo caso ho fatto la tripla faccetta, quindi sono partito da quelli con le stelle, quelle pubbliche, quelle che sono dell'istituzione Biblioteche di Roma. E qua poi posso andare a lavorare solo esclusivamente su questi. In questo caso appunto me li fa visualizzare come record, in questi casi me li visualizza come colonne. Nel caso di situazioni di questo genere, in cui ci sono i record, almeno io personalmente preferisco la visualizzazione a record. Poi è assolutamente, credo, una scelta personale. Ammetto, ultimamente ho lavorato più che altro con dati, o con dati sporchi, tipo questi, oppure avevo bisogno di fare velocemente dei sottoset da un set molto grande. Ad esempio, tutti i periodici all'interno di un pacchetto di periodici di... di JSTOR, ad esempio. Che ho bisogno di selezionare velocemente una serie di periodici che appunto presenti in alcuni pacchetti. In questo modo ho fatto molto più, ci ho messo veramente pochissimo tempo. Una cosa che magari può essere molto interessante per le biblioteche, appunto, è andare a lavorare, non lo so, sui dati dei prestiti, per esempio, per fare velocissimamente una serie di statistiche, una serie di analisi di quello che succede. Per altri tipi di lavoro, ovviamente, se i dati sono molto pochi, basta il foglio Excel, ovviamente, se i dati sono esagerati, attenzione a quello che volete fare con questi dati, quello che dicevamo prima. Se poi io voglio lanciare una riconciliazione su 1200 record, corro il rischio di che stiamo qua fino a domani mattina a vedere cosa succede. Anche perché molte di queste persone può essere che non siano già presenti in Wikidata o che non siano presenti nel VIAP o in altri servizi di riconciliazione che prevede OpenRefine. Se invece stiamo andando a fare una riconciliazione di questo tipo, ad esempio sugli articoli di un periodico, invece è molto più probabile che queste persone siano già esistenti, quindi anche ci siano meno problemi poi nel fare questo tipo di operazioni. Il relatore a un convegno AIB, soprattutto considerando che qua partiamo dagli anni 30, corriamo il rischio veramente di non trovare molte persone. Questo però era una delle cose, diciamo che era una dei possibili progetti di ulteriore inserimento di informazioni in Wikidata, proprio andare a fare l'analisi dei congressi, però avevamo visto che i template dei congressi erano un po' ancora, non dico traballanti, ma insomma erano un po' complicati da gestire, quindi avevamo fatto solo un paio di esercitazioni quest'anno con la Summer School. Posso farti una domanda io, Lucia? Sì, se so rispondere, sì. La questione è sulle colonne calcolate. Supponiamo che io abbia una colonna che è il mio identificatore di record di qualunque cosa sia. Sì. E con questo strumento individuo, come hai fatto vedere benissimo tu, possibili errori. E quindi sì, io devo sistemare il mio catalogo, la mia fonte, diciamo, no? E per arrivarci o correggo tutto, diciamo, nell'ambito di OpenRefine e poi riimporto al suo posto le cose corrette, sì, oppure posso cercare di lavorare caso per caso. Uh-huh. E quindi posso fare una colonna che mi generi, per esempio, un link al mio catalogo, in concreto a quel record che devo correggere? È una, allora, io credo di sì. Una colonna calcolata con link, insomma. Credo di sì. Sì. E dovrebbe...
quale delle varie opzioni è questa? Non l'ho mai fatto, quindi non saprei dirtelo. Sì, diciamo che probabilmente sto pensando a una colonna calcolata sulla base di idee che generi però un link, no? Non un testo, ma qualcosa di cliccabile, appunto. Un HTTP cliccabile. Te lo dico, non lo so. Di vedere se esiste la funzione, giusto? Non mi è mai capito, cioè, non ho mai avuto la necessità di fare una cosa del genere, quindi non. Va bene, allora vediamo dire, però... se riusciamo a trovare. Ecco, Andrea dice non mi bruciate i temi del prossimo Scusa. Incontro, ok? Allora è uno spoiler, è uno spoiler, non è un... Scusami tanto. Stiamo facendo gli spoiler per attirare al prossimo che sarà ovviamente più avanzato. Non immaginavo che fosse già molto più interessante. Allora, fantastico, non solo uno spoiler ma un hook alla tua sessione. Facciamo una... stiamo facendo spoiler sostanzialmente. E basta per quanto mi riguarda come funzioni base. Poi la questione è un po' ovviamente legata a quanto uno voglia andare un pochino a giocare con OpenRefine e quanto voglia imparare a fare da solo. Io sinceramente ho letteralmente imparato a usarlo un po' da solo, un po' così quando mi serviva imparare qualcosa andavo a cercare e così cercavo di fare. Vi ho lasciato il link nella chat alla documentazione perché è veramente ricchissima, ci sono anche un sacco di video. Come avevo raccontato alla Summer School, per esempio, l'avevamo usato un milione di anni fa per pulire un file Excel, poi fare in modo che fosse, vuol dire, diventassero dei campi Mark per poi andare a fare delle importazioni in automatico con Mark Edit e poi caricarlo nel catalogo. Detta fuori dai denti, non so se mi ricordo adesso come farlo. All'epoca era la cosa che mi interessava fare, quindi mi ero messa a fare questo lavoro, ma effettivamente alla fine era stato fattibile, era stato oggettivamente un bel lavoro, ecco. Però OpenRefine più Mark Edit più una serie di altri strumenti, però senza la pulizia iniziale di OpenRefine tutto il resto non sarebbe stato possibile, sicuramente. Puoi dare un'occhiata alla domanda di Amarilis che c'è in penultima posizione sulla chat? Sì, credo che si possano modellare. Noi possiamo andare a... allora, io in questo momento potrei decidere di fare due tipi diversi di operazioni. Usare il grel per cancellare la serie di caratteri, che sicuramente si può, oppure andare a spacchettare i caratteri, sempre che pagina sia sempre dopo, quindi posso fare anche una... dividi le colonne per un numero tale di caratteri che mi garantisca che siano comprese le pagine, basta, se la P all'inizio, e a quel punto può andare a cancellare la parte che non mi serve, altrimenti vado a cancellare il valore utilizzando il grel, cioè vado, queste sono operazioni già un pochino più avanzate, quindi utilizzo il linguaggio di OpenRefine per andare a fare delle pulizie di dati più avanzate. Noi possiamo andare a fare tutta una serie di trasformazioni, per esempio, appunto, utilizzando il grel, quindi posso andare a vedere che cosa mi consente di fare e cancellare i dati, ad esempio. Ovviamente se io faccio delle operazioni bizzarre, cioè se scrivo delle stringhe sbagliate, il sistema me le riconosce subito, quindi non mi fa andare avanti, e mi dice ovviamente il valore iniziale e il valore finale, cioè quello che ho e quello che otterrò facendo quello che sono andato a scrivere qua, ad esempio. Poi che altro? Diciamo che di base è questo, andare a vedere la documentazione. Secondo me OpenRefine è molto, molto, come dire, è interessante andare a vedere quello che può fare in base alle esigenze specifiche del momento. Per esempio, nel caso che vi ho fatto vedere prima di quel file dei congressi, la mia principale esigenza era andare proprio a pulire i dati, quindi accorgermi di tutte le incongruenze che erano presenti nei dati. Quindi gli errori di digitazione, le 522 forme con cui era presente lo stesso ente, fare un lavoro di questo genere.
se invece avete bisogno di controllare che, ad esempio, siano stati inseriti correttamente dei codici che hanno delle lunghezze fisse, quindi potete andare anche a fare dei controlli per la lunghezza del campo, dovete mettere il capo di una città o appunto l'ISBN o cose del genere, ecco che andate poi a fare le operazioni specifiche su questo, come in questo caso, ad esempio, in questo caso c'è l'ISSN della rivista, si può andare a verificare, per esempio, che siano stati inseriti tutti correttamente, perché ad esempio devono essere di 7, 8, 13, 12 caratteri, eccetera, eccetera. Oppure controllare se all'interno di un file, che ne so, di dei vostri utenti della biblioteca abbiano inserito correttamente le date di nascita o la data di iscrizione. In questo modo si possono fare tutta una serie di operazioni molto più velocemente e con maggiore facilità. Dipende veramente dall'esigenza che avete, cioè se lavorare più sui numeri, sui dati testuali, se vi serve di più spacchettare dati che sono, come dire, raggruppati, o se andare a creare raggruppamenti fra dati che sono troppo spacchettati, cosa che succede di solito più raramente, però può succedere anche quello. Non facciamo altri spoiler alla lezione di Andrea, che verrò a seguire se riesco con grande attenzione, prendendo appunti. Ovviamente prendendo appunti, perché poi la registrazione non mi fido, magari succede qualcosa. E poi vabbè, c'è tutta la parte appunto interessantissima di riconciliazione o di verifica con gli strumenti disponibili online, con Wikidata, con VIA, con ad esempio è bellissimo anche quello con i vocabolari del Getty, quindi per chi si occupa un po' di authority control tutte queste possibilità sono decisamente interessanti. Quindi non è solo uno strumento, come dire, stand alone che serve per lavorare sui dati che si hanno, ma serve anche per, come dire, aprirsi e confrontarsi con il resto della comunità. Forse questa è la cosa che rispetto alle prime versioni è più interessante. Quindi il fatto che progressivamente, mano a mano che si è sviluppato, è diventato sempre più aperto e sempre più disponibile, come dire, a lavorare con database esterni. Ecco, in realtà c'è anche stata un'evoluzione pazzesca in questo senso, quindi una sempre maggiore apertura dei dati da parte delle istituzioni o delle realtà internazionali. Come vedete qua, adesso accendo la luce perché sto sprofondando nella notte, siccome la finestra che dà a ovest, verso sera arriva potentemente la luce, poi a un certo punto crolla del tutto, quindi o faccio mezz'ora col fascio di luce negli occhi, oppure inizio a vivere in questa penombra che poi diventa letteralmente notte fonda. Come dire, spero che come così prima lezione introduttiva molto molto base, molto come dire, spero solo stimolante, cioè diciamo che voleva essere un po' un far vedere quello che lo strumento consente di fare, quindi far venire voglia di scaricarlo e di imparare a usarlo. E davvero la documentazione online è tantissima, ci sono anche un sacco di video che come dire, vi aiutano in quasi tutte le possibili attività che si possono fare con OpenRefine. Si trovano veramente video che aiutano a fare un po' di tutto, anche quelli semplicemente delle altre lezioni fatte anche all'interno del progetto. Quindi se uno vuole iniziare un pochino a usarlo, diciamo così, che è aiutato e seguito moltissimo da tutto quello che trova liberamente online. E poi c'è comunque una comunità di riferimento che aiuta in caso di bisogno. Ci sono altre domande? Se non ci... Io intanto interrompo la condivisione così vi vedo un pochino più grandi. Che altrimenti avevo sempre questo sguardo un po' nell'angolo per andare a vedere cosa stava succedendo mentre parlavo. Vi ho lasciato sopra, credo, sì, c'è il link alla documentazione, ovviamente in inglese, ma insomma
con un po' di con un minimo di inglese che ormai sicuramente non ci aiuta a sopravvivere in una città, ma ci aiuta a leggere i documenti, è comprensibile, è tutto scritto molto molto semplicemente, per cui non riusciremo mai a prendere un caffè, ma sicuramente riusciremo a modificare i dati. Però appunto in un bar inglese saremo perfettamente in grado di andare a dire al barista come gestire le liste di, per esempio, degli acquisti o degli scarichi, ma poi chiedere, che ne so, il caffè corretto diventa un incubo. Una bella birra è difficilissimo da dire, non riesci mai a pronunciarlo giusto, ti guardano sempre strano dicendo cosa sta ordinando questo essere umano. Ovviamente non fanno il minimo sforzo, poi inizia ad andare avanti a gesti, alla fine capiscono, e poi la terza birra parte perfetto. Come essere umano, sì. Sì, che già non è del tutto scontato. Io sono ovviamente indietro con tutti i miei impegni, con vari partecipanti, e come dire, prometto di scrivere presto a tutti, sono in un ritardo furioso, veramente in ritardo furioso. Non è bello. Veramente non ci sono altre domande. Penso che saluto anche Jane Mente, che da un sacco che non è da una vita che non ci vediamo, ci incrociamo solo online un po' con tutti. Benissimo. Allora diamo appuntamento alla puntata con Andrea Marchitelli, che sarà ancora più diventa sfiziosa davvero, diventa sfiziosa. No, non che questa non sia stata interessante, ma quella sarà mano in pasta, diciamo, no. E questa qui invece aveva bisogno di essere... Mettevamo la farina sul tavolo. Esattamente. Andrea metterà l'acqua. Ok, tutto il resto. Va bene, e poi faremo eventualmente anche altri appuntamenti, altre cose se ci sarà bisogno, perché effettivamente lo strumento è molto potente e lo dovremo sapere anche confrontare, per esempio, con Mix & Match, eccetera, a seconda di quello che uno deve fare, in modo tale da prendere decisioni giuste, strategiche, direi, quando ci abbiamo da fare il lavoro del nostro ambito. Allora, concludiamo. Ancora grazie a Lucia. Tutti. E saluti e arrivederci. Ci vediamo presto, grazie davvero per l'occasione. Vediamo di vederci presto.